gruppi politici per affermare i diritti di tutte e di tutte. Abbiamo indetto questa manifestazione a cui tantissime sono state le adesioni, sicuramente da Como ma anche da altre città, perché siamo rimasti turbati, indignati e offesi dall'ordinanza contro i poveri emanata dalla giunta Landriscina e firmata dal sindaco Mario Landriscina. Questa ordinanza offende la città che ha una tradizione millenaria di accoglienza, di sensibilità, di amore verso il prossimo. Ogni giorno a Como centinaia e centinaia di persone si alzano per essere solidali con i loro concittadini e con chiunque abbia bisogno. In città esiste una rete amplissima fatta da cittadini di ogni orientamento che si propone di garantire a tutti il diritto a una vita dignitosa. Certamente l'idea di impedire l'accattonaggio semplicemente spostando i poveri dal centro della città verso la periferia indigna la storia civile di questa città ed è gravissimo che venga adottata nel periodo di Natale, perché in questo periodo l'unica differenza è che ci sono i commerci da favorire, la città dei balocchi da aprire a tutti e in questo contesto l'idea che i poveri rovinino la festa è immorale. Pertanto la nostra rete vuole evidenziare, anche per evitare la vergogna che stiamo avendo sui media di tutta Italia e anche esteri, vuole evidenziare che esiste un'altra Como, esiste la Como che già il 9 dicembre si è riunita in una posizione unanime e anche allora il sindaco Landriscina non c'era, per condannare fascismo e eversione di destra. Esiste una Como del volontariato, esiste una Como della buona politica, esiste una Como delle associazioni e esiste anche una Como senza voce e tutti insieme abbiamo un obiettivo chiaro, non solo il ritiro dell'ordinanza che è ovvio, tutta la città chiede il ritiro dell'ordinanza. Il sindaco Landriscina ci aveva detto nella conferenza stampa di qualche giorno fa che lui aspettava dalla città un segno per fare un passo indietro. La città i segni ne ha dati tantissimi. Tutte le forze politiche democratiche. La solidarietà, ieri anche la rete delle associazioni cattoliche per la grave marginalità si sono espresse, l'ordinanza va ritirata e chi ne è responsabile dovrebbe trarne le dovute conseguenze. Ma non è solo questo il motivo per cui siamo in piazza. Noi della rete Como Senza Frontiere, che raggruppa 40 associazioni unite nell'obiettivo dei diritti umani, noi siamo qui anche per chiedere molto di più, perché questa è una delle città più ricche d'Italia e non può non avere servizi sociali adeguati. La città è in grado di finanziare molto di più, è in grado di investire molto di più per la concordia sociale e per la giustizia sociale. Questo è il motivo per cui oggi siamo qui. Ci hanno detto che è vietato la solidarietà, ci hanno detto che è vietato bivaccare. Noi siamo qui a bivaccare, noi siamo solidali non solo oggi ma tutti i giorni
è importante ricordare che i volontari e le volontarie del cosiddetto gruppo Merenda, che ogni giorno dava soccorso e continuerà a farlo a chi è costretto a dormire in strada all'ingiustizia sociale della città e dell'intera Italia, è importante ricordare che non lo facevano per la prima volta, sono 7 anni che vengono sfamati, poveri, dalla solidarietà civile comasca. Ora noi ci sentiamo fuori legge e se siamo fuori legge noi è fuori legge la legge, e se il sindaco non comprende che la parte della città più sana è questa e preferisce invece la parte che adora il denaro come divinità pagana, noi non siamo con lui e gli chiediamo di ritirare immediatamente l'ordinanza della vergogna. Bravo, bravo.